Bentrovati amici di Best Tech, le uniche breaking news della tecnologia. Com'è andata la settimana dei giganti di Wall Street tecnologici? Allora, Facebook è andato male, meno uno, perché la trimestrale, secondo gli analisti e le banche, doveva rendere di più in termini di utili e quindi ha fatto meno uno, più 4 invece per Google. Google ha inventato proprio in questi giorni, l'ha lanciata negli Stati Uniti, poi la diffonderà in 120 paesi, un sistema telefonico che si chiama Project FI. In sostanza Google diventa un operatore telefonico come tutti gli altri, la sua SIM che viene accettata da un Nexus 6, lo smartphone prodotto da Motorola, permette agli utenti con $20 al mese di fare chiamate illimitate. Il traffico dati invece per un giga costa $10. Ma qual è la grande idea? È quella che gli americani chiamano roll over, vuol dire che se voi un mese avete sprecato, avete usato una parte del traffico, lo potete recuperare e spostarlo al mese dopo. Capite che è una rivoluzione abbastanza straordinaria. Larry Page e Sergey Brin, i due fondatori di Google, oltre a essere due geniali matematici e creatori di algoritmi portentosi, sono anche molto furbi, sono dei volponi. Cosa hanno fatto? Mentre l'Unione Europea progetta una multa per alcune violazioni dell'antitrust di $6 miliardi, loro dicono: signori, non pensate alle multe, andate a cercare il mostro di Loch Ness. Cosa hanno fatto? Hanno trovato questo signore delizioso con la barba bianca che si chiama Adrian Shine, lo hanno preso come guida per chi vuole andare a cercare su internet il mostro di Loch Ness. Ci sono stati finora almeno 2000 avvistamenti catalogati da questo signor Shine. E come lo fate? Lo fate con Street View. Andate giù e cercate il mostro di Loch Ness. Mi ricorda un po' questa storia quando un vigile ti ferma e ti fa la multa per l'eccesso di velocità e tu gli dici: no, guarda lassù, stanno arrivando le astronavi degli UFO. Insomma, Larry Page e Sergey Brin hanno sempre una marcia in più. We all know the answer to that. Sort of place that if there weren't any dragons, really ought to be. There's plenty more to discover. Con questa notizia io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata di Best Tech. Le notizie che vedete qui, se le volete approfondire con i dettagli, con gli indirizzi, venitemi a trovare sul mio blog gabrieledimatteo.com.